Benvenuti nel consueto riassunto di fine mese. Appunto, adesso andremo a fare un wrap up di quello che ho visto tra film e serie TV nel mese di aprile. Una quantità moderata tra film e serie TV, soprattutto serie TV moderatissima. Ho mantenuto il mio proposito di rewatchare meno roba rispetto ai film nuovi, e questa è una buonissima cosa perché di solito mi faccio prendere come non so cosa e voi lo sapete. E io direi di andare a incominciare, così magari vi posso parlare più ampiamente dei vari film che ho visto. Se volete essere aggiornati tempestivamente su quello che vedo quando lo vedo, potete seguirmi su TV Time nel link che trovate qua sotto in descrizione. Partiamo con i rewatch. I rewatch appunto non sono stati tantissimi. Serie TV non ne ho rewatchate perché ho dato più spazio a video su YouTube, perché io salvo tutto nella playlist guarda più tardi e poi li lascio lì perché mi dedico ad altre cose, soprattutto quando seguo delle serie TV, quindi mi sono dedicata a quello e a film principalmente, quindi rewatch di serie non ne ho fatti. Invece ho rewatchato dei film, in particolare dei film d'animazione che adesso andremo a vedere. Il primo film che ho rewatchato non è un film d'animazione, è un film però un po' comfort, ecco, che volevo rivedere da un po' perché volevo capire io ora a 27 anni come mi sarei approcciata a questo genere di film, ed è Scrivilo sui muri, a cui ho dato 2 stelline su TV Time perché di base mi sono approcciata male a questo film. I film mocciosi, inteso come film sul genere moccia, tipo 3 metri sopra il cielo, cose del genere, sono film che sono adatti secondo me a una fascia d'età inferiore e tale rimane. È invecchiato piuttosto male, c'è una Cristiana Capotondi che mi sta particolarmente sulle palle in questo film, in più personaggi maschili assolutamente incoerenti a se stessi, oppure forse troppo coerenti, non lo so. Insomma, è la storia d'amore di questo triangolo amoroso che vede protagonista Cristiana Capotondi, ma se già di per sé Cristiana Capotondi mi sta sulle palle, potete immaginare come abbia reagito a questo film. Insomma, me lo sono visto in sottofondo proprio giusto perché sapevo già come sarebbe andato a finire tutto, però non mi ha appassionato chissà quanto. Prime Video mi ha finalmente convinto a rivedere Alvin e i Chipmunk 3, il terzo film appunto della saga dei piccoli Chipmunk, che vede protagonisti appunto i nostri amici che vanno a naufragare su un'isola deserta. Questo film è legato a una persona che fa parte del mio passato, quindi ho fatto un po' fatica a rivederlo senza pensare alla data persona, con cui ovviamente non ho più rapporti se non nei miei ricordi, ecco appunto, ricordi non molto belli tra l'altro, però tutto sommato non un bruttissimo film, è una trilogia a cui in qualche modo sono affezionata, quindi gli ho dato 3 stelline. Subito dopo, appunto, seguendo un po' il mio filo logico solito di saghe che non possono rimanere incompiute, sono andata a vedere Alvin e i Chipmunk 1, a cui ho dato sempre 3 stelline perché anche questi sono film che sono per bambini. Ci sono delle marchette comiche, delle battutine che sono carine anche per un pubblico adulto, però di base sono proprio quei film che, anche se sono film d'animazione per tutti, ecco, non sono fruibili secondo me a una fascia d'età adulta, pseudo adulta, quindi 3 stelline direi che bastano e avanzano perché appunto gli devo il fatto che siano film per bambini. Invece una duologia a cui ho dato sempre 3 stelline a entrambi i film, ma che adoro soprattutto per le bellezze artistiche che ci sono nei fondali di questo film, nella scenografia di questi film, sono Bambi e Bambi 2, il ritorno del principe della foresta. No, il principe della foresta, non mi ricordo, insomma, comunque tanto vi lascio le locandine qua. Bambi è uno dei primi film della Disney, voi lo sapete, uno dei film più anziani della casa Disney, che mi ha ispirato a vedere questo film, anzi a rivedere questo film per l'ennesima volta, la lettura del romanzo da cui è stato tratto, ovvero Bambi, storia di una vita nel bosco di Felix Salten, che ho letto questo mese, domani nel wrap up delle letture ve ne parlerò meglio. Il film di per sé, anche questo è un film per bambini, però affronta delle tematiche molto belle e poi, come vi ho detto, quasi surreale, da tanto che i colori sono vividi e la natura è riprodotta in maniera bella, utopica quasi. Insomma, è affascinante notare soprattutto le questioni tecniche di questo film piuttosto che la storia di per sé. La storia di per sé è una storia secondo me però molto molto adatta a una fascia d'età prettamente infantile, cosa che invece magari nel secondo film non è, perché io mi ricordo di aver visto il secondo film alla sua uscita molto molto tardi, tecnica d'animazione decisamente migliorata perché appunto siamo già negli anni 2000 quando esce il seguito di Bambi, che non è un vero e proprio seguito, è più un midquel, perché se vi ricordate in Bambi c'è questo lasso di tempo
nel quale c'è un buco temporale dal momento in cui muore la mamma di Bambi, e non credo di fare spoiler, lo sappiamo tutti, al momento in cui Bambi cresce ed è tornata la primavera. E anche nel libro c'è questo buco temporale, giusto perché lo sappiate. E in questo buco temporale, appunto, abbiamo il Mitquel, Bambi, il principe della foresta, che parla del rapporto padre-figlio, molto bello, e soprattutto qua io ho rivisto molti più dettagli della storia di Bambi che viene riprodotta nel libro. In generale l'ho trovato un buon film, in generale entrambi i film hanno ottenuto 3 stelline proprio perché sono indirizzati a una fascia infantile ma hanno tanti assi nella manica, secondo me. Invece un film d'animazione che volevo tantissimo rivedere da un bel po' era La spada nella roccia, ovviamente sempre della Disney, e anche qui abbiamo un film piuttosto vecchiotto per la casa Disney, ma secondo me è uno di quei film immortali per l'umorismo che c'è dietro, per i personaggi. Me lo sono proprio goduto, devo dire. È uno di quei cartoni che anche quando sei adulto ridi a crepapelle per le stesse battute per le quali ridevi a crepapelle da piccolo. E questa non è una cosa scontata perché la maggior parte dei film d'animazione poi quando li rivedi da grande magari fai caso di più ad altre cose, appunto tecniche piuttosto che di morale, messaggi psicologici e via dicendo. Invece questo è proprio un film fine a se stesso e bellissimo in quanto tale. Gli ho dato 3 stelline solo perché, non so perché gli ho dato 3 stelline, perché secondo me ne vale almeno 4. Però forse era per la tecnica d'animazione. Quella che piace a me è più quella del Rinascimento Disney, invece questo era nell'epoca buia della Disney, praticamente ci stavamo già addentrando nell'epoca buia della Disney, quindi per quanto immortale, però la tecnica d'animazione. E poi è uno di quei film nel quale vengono riciclate delle scene proprio perché non c'era budget e quindi ho notato ancora queste cose, magari in un video ve ne parlo, però è uno di quei film lì e quindi forse gli ho dato 3 stelline per questo, però non a livello di trama né di copione, perché quelli sono veramente immortali. Altro film che volevo rivedere da un po' perché continuavo ad ascoltarmi la canzone principale, però non mi ricordavo particolarmente il film e ho capito perché, perché fondamentalmente è un film che non mi piace. Oceania. Andrò un po' controcorrente perché so che a molti amanti della Disney invece Oceania fa impazzire di gioia e di emozione. Invece a me non passa praticamente nulla. Le canzoni, per quanto lo stile sia molto carino, il fatto che lo stile ricalchi un po' le tradizioni musicali del paese d'origine di Oceania, di Vaiana, le ho trovate un po' pesanti, non ti entrano in testa, a parte la canzone principale, ovvero Oltre l'orizzonte, che è molto molto bella, invece quella è proprio bella e fa piangere, però è una canzone su un film di 1 ora e mezzo, quindi non basta, ecco. 3 stelline perché comunque è il ritorno della principessa in una veste differente rispetto alle principesse viste prima, perfino Frozen, che comunque è innovativo su certi aspetti per quanto riguarda la figura della principessa, però aveva dei canoni fisici non molto body positive. Invece in Oceania io se non altro mi rivedo in quanto essere umano, perché comunque ha una corporatura robusta, i capelli molto simili ai miei, quindi physique to role ce l'ho per fare Oceania. Però di base la storia non mi ha preso chissà quanto, anzi l'ho trovata pesante, pedante. Oceania non è uno dei personaggi che mi stanno più simpatici al mondo. Ei Ei è una di quelle cose veramente irritanti, il galletto per intenderci, avrei preferito che si desse più spazio a Pua. Per alcune cose molto bello, tipo il personaggio della nonna di Vaiana mi piace tantissimo e forse è l'unico personaggio che in toto si salva su tutto il film, perché per il resto ci sono molti troppi alti e bassi. Invece concludiamo la sezione dei rewatch con un grande, grandissimo filmone della Disney, che anche quello me lo sono visto lì nell'elenco, ho detto no, tipo lo devo rivedere troppo. Ragazzi, ho passato 1 ora e mezzo di film con le lacrime agli occhi, da tanto che ero emozionata a vederlo, ed è una sensazione che pochissimi film danno, soprattutto per quanto riguarda la Disney. E sto parlando del Gobbo di Notre Dame. Mai film d'animazione fu più incompreso dalla fascia infantile, perché effettivamente non è un film per bambini, secondo me. È un film che a un bambino può lanciare dei messaggi molto belli, molto molto belli, argomenti che sono stati ampiamente argomentati appunto anche in altri film d'animazione che magari sono piaciuti di più ai bambini. Forse la scelta musicale e il fatto dei personaggi che hanno queste linee molto dure, molto storiche anche, perché comunque ricordiamoci che viene tratto da un dramma di Victor Hugo. Quindi non è che sia la storia più felice del mondo, poi la Disney come al solito ha edulcorato tutta la situa, però
in generale è una storia tragica, magari i bambini potrebbero non apprezzarlo, però secondo me è uno di quei film da vedere almeno una volta nella vita, perché a partire dalla colonna sonora che è pazzesca, è veramente pazzesca e me la sono cantata tutta e vi dirò di più, il giorno dopo che ho visto questo film mi sono riascoltata tutta la colonna sonora, comprese le parti strumentali, perché è pazzesca, è bellissima quella colonna sonora, personaggi fantastici. Esmeralda è una delle mie protagoniste femminili preferite in assoluto, forse ve ne ho parlato in un video. Ci sono dei messaggi molto belli e concludo dicendo che è uno di quei film che se tu hai vissuto una quarantena in piena pandemia mondiale ti ispira da matti. Trovi un sacco di analogie, almeno dal mio punto di vista ho trovato un sacco di analogie. Infatti io credo che nel prossimo Cartoon Joe parlerò di questo cartone perché ce n'è da parlare, credetemi che ce n'è da parlare. E abbiamo concluso i rewatch, adesso passiamo invece alle cose che ho visto da nuovo, partendo dalle serie TV che sono solamente due. Ovviamente come tutta Italia ho visto LOL, questa piccola finestra sul mondo della comicità teatrale, ecco, dove abbiamo Fedez, appunto, che è uno degli influencer che seguo di più, che presenta questo programma e funge un po' da conduttore del gioco di per sé, perché di gioco si tratta. Ci sono questi comici famosi in Italia che si trovano tutti in una stanza e devono spingersi a ridere ma senza ridere. È una cosa fantastica. Io praticamente sono uscite 4 puntate e poi sono uscite le ultime 2. Le prime 4 le ho viste subito e mi stavo pisciando dal ridere. Poi, prima di rivedere le ultime 2, mi sono rivista le prime 4, perché le prime 4 le avevo viste così e nonostante ciò avevo riso. Quando le ho viste con più attenzione ho riso il doppio e con le ultime 2 puntate idem con patate. Bellissimo, una bellissima idea, infatti stanno già lavorando per la seconda stagione e sono molto contenta di questo perché era proprio la sferzata d'allegria che l'Italia aveva bisogno, di cui l'Italia aveva bisogno. Invece ve ne ho parlato nello scorso wrap up, avevo iniziato una serie pazzesca e l'ho finita come mi ero prefissata di fare questo mese, maratonata tutti i giorni a pranzo, colazione, cena, How I Met Your Mother. Io non credo di voler fare spoiler su questa serie perché è veramente bello seguirla e parla una persona che fino a poco tempo fa, fino a pochi mesi fa, non ne voleva neanche sentir parlare di How I Met Your Mother perché era diventata una specie di live motive, cioè quando si parla di serie TV si parla di questa. Ora ho capito perché, perché è veramente bella, gli intrecci tra i personaggi ti fanno capire di più anche sulla tua persona, in base a tu come ti approcci ad ogni singolo personaggio, quale personaggio vorresti vedere di più, quale personaggio vorresti che agisse in un modo piuttosto che in un altro. Insomma, a 360 gradi è una serie che analizza le relazioni umane, nell'amicizia e nell'amore. Bellissime le differenze di carattere tra un personaggio e l'altro. Il finale, all'epoca in cui finì appunto questa serie, fece discutere tantissimo, perché c'era chi lo amava come finale e c'era chi lo odiava. Il mondo si è diviso in queste due fazioni senza possibilità di una zona grigia. Io sono tra le persone che ha amato questo finale, non perché particolarmente shippassi la coppia che funge da protagonista di questo finale, ma per il modo nel quale viene passato un messaggio, ovvero che c'è sempre tempo per cominciare, c'è sempre tempo per ricominciare. È un messaggio di speranza alla fine, perché ti insegna la vita non è una cosa che va a tappe, non è una cosa che tu decidi che le cose andranno in un certo modo e allora per forza avrai il tuo lieto fine, non è necessario che sia così, ma si può sempre trovare una seconda strada, un piano B, e questo è un messaggio bellissimo che il nostro Ted, che è il protagonista, ci lancia in maniera molto violenta. Tra l'altro, fun fact, adesso sta girando il rumor che dovrebbe esserci una specie di sequel di How I Met Your Mother con protagonista Hilary Duff, niente po' di meno. Non nutro molta fiducia perché è come fare un sequel inutile, il sequel di cui non avremmo bisogno. Io penso che sia per tamponare a tutte quelle persone che hanno odiato il finale della serie, magari gli vogliono dare un senso un po' più piacevole, ecco, per queste persone, però non lo so. Comunque, Barney Stinson, personaggio prefe ever, e tra l'altro Barney Stinson nel finale ha avuto l'onore di farmi piangere tantissimo. Se capiterà vi parlerò di questa serie più ampiamente, ma non è questa la sede perché non voglio farvi spoiler. Passiamo invece ai film che ho visto da nuovo, quindi le nuove visioni, ecco. E abbiamo Alti e Bassi. Il primo film che ho visto da nuovo è stato One Day con protagonista Anne Hathaway. Mi ha ricordato tantissimo
Scrivimi ancora, quei film con Lily Collins e Sam Claflin. È praticamente la storia di questi due che stanno insieme, non è che stanno insieme, sono nella stessa classe al college praticamente. Prima di prendere ognuno la sua strada, si incontrano, flirtano un po' insieme, dopodiché si separano prendendo delle strade diametralmente opposte. Ed è la storia di questo mega inseguimento dell'amore, dell'amicizia tra queste due persone che sono veramente diverse, ma pare che siano fatte l'una per l'altra. È un film che, se siete deboli di cuore, inteso come sensibilità, non guardatelo perché sul finale piangerete tantissimo. Io so che questo film è tratto da un libro che ho intenzione di leggere prima o poi. Non mi ricordo di chi, ma lo andrò a cercare. Film molto 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 carino e infatti gli ho dato 4 stelle, non 5 perché appunto mi aveva ricordato un altro film che amo, che è appunto Scrivimi ancora, che vede però la storia d'amore in maniera un po' diversa, i personaggi sono un po' diversi di per sé perché sono entrambi personaggi un po' infantili, invece in One Day i personaggi sono decisamente maturi, cioè tu li vedi maturare nel tempo. Poi un film che volevo vedere da quando ho rewatchato i due della Bella e la Bestia della Disney, era appunto La Bella e la Bestia del 2014, non mi ricordo di quale regista, però era lì su Prime e ho detto cavolo, lo devo vedere perché devo completare un po' il quadretto. Allora, io non ho mai letto la fiaba originale della Bella e la Bestia, però da quello che mi ricordo, io suppongo che questo film ricalchi molto 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 di più la fiaba originale rispetto ai film della Disney, alle trasposizioni della Disney. Attori molto bravi, secondo me, in toto di per sé, mi ha ricordato quei film fantasy che davano la domenica pomeriggio su Italia 1 per fantastica avventura. Non nego che potrebbe essere che l'abbiano dato appunto lì all'epoca in cui io magari ero già più grande e non seguivo più certe trasmissioni. Molto bello, c'è una bestia, diciamo, giustificata, molto di più che nelle trasposizioni disneyane. Abbiamo nella mitologia anche in questa versione, non so se la mitologia rientri nella fiaba originale, a questo punto l'andrò a leggere, ragazzi, che vedevo di. Però in generale mi è piaciuto tanto. Ci sono degli elementi un po' troppo fantasy per i miei gusti, sapete che a me il fantasy non piace, però di base è un buonissimo film, molto drammatico a tratti, devo dire anche 3 stelline su TV Time. Un film che avevo visto, ma praticamente era come se non l'avessi visto, infatti l'ho inserito in questa cosa perché non me ne ricordavo assolutamente, è stato Jumper. Anche Jumper l'ho trovato su Amazon Prime Video e parla di questo ragazzo che di punto in bianco scopre di poter viaggiare teletrasportandosi, ovviamente nello spazio, non nel tempo. Lui sfrutta questa cosa a suo vantaggio, ovviamente qual è la prima cosa che deve pensare? Divento ricco sfondato, non mi beccherà nessuno. E invece si trova ad essere inseguito dai più, scoprendo anche di non essere l'unico jumper esistente sulla Terra. Abbiamo come protagonista la nostra Rachel Bilson, che è anche stata Summer in O.C., giusto per darvi un riferimento. Filmettino, non un film che rimane incollato allo schermo, ma neanche un film che ti annoia. Secondo me è uno di quei film di intrattenimento puro che ci può stare se ti piace il genere, e anche a lui ho dato 3 stelline. Invece un flop totale che non so perché ho visto e l'avevo inserito in questo elenco di film che mi sono salvata su Prime perché appunto era un periodo che mi piacevano tanto i distopici, apocalittici, post-apocalittici e via dicendo, e quindi ho detto perché no. Già che si chiami Zeta Virus, quindi che parla di una pandemia anche qua, diciamo che avevo aspettato il momento giusto per vederlo e il momento giusto è arrivato nel momento in cui un sabato pomeriggio qualunque mi sono messa a fare le pulizie, ho detto mettiamolo sullo sfondo, ecco, da ascoltare. Senza mezzi termini quel film fa veramente veramente cagare, a partire dagli effetti speciali che sono orrendi, sono osceni, i rapporti tra i protagonisti sono osceni, i personaggi sono stupidi. La pandemia di per sé è più vista come un'apocalisse zombie, ecco, cosa che non mi fa impazzire. L'unico film con l'apocalisse zombie che mi piace è Warm Bodies. No, ah no, 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 non trovo un lato positivo di questo film, oltretutto noiosissimo, finale orrendo, tutto bruttissimo. Quindi Zeta Vero si becca una stellina. Non davo una stellina da secoli, però questo film se la becca un toto. Invece un film che sorprendentemente mi è piaciuto tantissimo è stato Bad Moms, Mamme molto cattive, che trovate sempre su Prime. Di questo film appunto io sapevo che era la solita trashata americana, quindi con battutacce, le solite cose stereotipate. Invece ragazzi, credo di averlo confuso con un altro film, perché questo film mi sono accorta di non averlo mai mai visto, invece l'altro film che io immaginavo l'avevo già visto.
Questo film parla semplicemente della mamma normale. Cosa vuol dire essere una mamma normale? Vuol dire avere tutto sotto controllo per far sì che i tuoi figli crescano bene, oppure vuol dire pensare all'amore per i propri figli prima che agli impegni normali che potrebbero avere o a farli crescere a livello culturale? Vediamo diverse mamme con diverse storie interagire tra di loro e questa è una cosa dolcissima, secondo me, e affrontata nella maniera più giusta. C'è un seguito che a questo punto penso che più avanti vedrò, adesso non lo so se lo vedrò il prossimo mese oppure no. Fatto sta che questo film mi è piaciuto talmente tanto che gli ho dato 4 stelline. Molto molto godibile, molto carina, era tanto che non vedevo una commedia fatta come si deve su questo genere. Invece un film da cui mi aspettavo un po' di più e invece mi ha dato un po' di meno è stato Swoopy Sesso Dipendenti, sempre su Prime, però gli ho dato 3 stelline perché ondeggia sempre sullo stesso genere del precedente film. È un po' un mix, parlando dell'elenco che vi sto facendo, tra il Bad Moms come genere, quindi come commedia, e One Day come trama. Molto meno tragico di One Day, ovviamente, però parla sempre di questi due amici che consumano la loro prima volta insieme, dopodiché si separano e continuano a rincorrersi per tutto il film. Banale, personaggi, attori, secondo me non particolarmente bravi e non particolarmente interessanti. Poteva essere una buona idea, ma è stata secondo me sviluppata abbastanza male. Oltretutto il finale mi ha deluso un pochettino e non penso solo a me. Se avete visto il film e vi ha deluso anche a voi, fatemi sapere oppure fatemi ricredere su questa opinione. Comunque 3 stelline. Invece il film successivo che ho visto è stato un recuperone di un filmone che dovevo assolutamente recuperare perché è uno di quei filmoni, proprio lo sottolineo e lo risottolineo. Mi pento di non averlo visto prima, ma forse questo era il momento della vita nel quale avevo bisogno di questo film e nel quale l'avrei apprezzato molto di più. Forrest Gump. Prima di tutto vi dico 5 stelline, ma neanche a dirlo, perché il messaggio del film è bellissimo, l'attore protagonista è fantastico, in generale la storia è super fantasiosa, mi ha ricordato tantissimo Big Fish di Tim Burton, ma con una sfumatura molto meno surreale, ecco, molto meno dark anche, e è bello ripercorrere la storia attraverso la vita di Forrest, vedere tutte queste analogie, questi collegamenti con la storia, con i personaggi famosi, via dicendo, e tutto nel candore totale del personaggio di Forrest, molto molto bello. E anche di questo magari vi farò una recensione nello specifico, anche se ad ora, dopo più di 20 anni che è uscito questo film, non so se può essere utile a qualcuno, però io l'ho apprezzato veramente tantissimo, soprattutto per il messaggio di speranza per il futuro. È un messaggio sul non avere paura del futuro e sul prendere le gioie e i dolori quando ti capitano per quello che sono, accettare tutto per vivere sereni, insomma. Il fun fact che vi volevo raccontare è che cosa è successo. Io questo film l'ho visto mentre facevo una torta e mentre cenavo, insomma, nel lasso di tempo tra la merenda e la cena. Mi sono messa a lavare i piatti, ho saltato tipo 5 minuti di visione diretta del film, l'ho ascoltato. A un certo punto c'era la guerra del Vietnam e sento che cambia la lingua e dico vabbè, comunque era tipo un accento appunto tipo vietnamita, quindi ho detto boh, sarà un momento del film nel quale ci sono i sottotitoli, poi me lo recupero. Finisco di lavare i piatti, mi giro e mi accorgo che sono apparsi anche i sottotitoli. All'inizio non mi rendo conto della cosa, poi mi sono accorta che il gatto, il caro gatto che non vedete da un po' perché in camera mia non ci entra, era passato sopra il computer e non so come era riuscito a cambiare sia la lingua audio sia ad inserire sottotitoli in una lingua che non era l'italiano. Non so come ha fatto, cioè a voi capita mai una cosa di questo tipo? Io ringrazio il cielo che non sappia mandare i bonifici. Ultimi 2 film che ho visto, quindi siamo praticamente alla fine di questo video. Allora, il primo film che ho visto è un film dall'umorismo molto inglese, anche se è un film americano, La bottega degli errori, ma lo trovate come Delitti imperfetti, non mi ricordo, perfetti o imperfetti, comunque il titolo originale è La bottega degli errori, non so perché è stato cambiato sulla piattaforma Prime. Film con protagonista Robert Carlyle, che sapete che è uno degli attori che da quando ho visto Once Upon a Time preferisco in assoluto, penso che sia un attore veramente bravissimo, ha dello humor nero praticamente di fondo come filo conduttore. C'è questo Barney che è un barbiere praticamente, a me, io all'inizio pensavo fosse tipo una parodia di Sweeney Todd e infatti l'ho visto per quello, però in realtà poi, anche se ha preso una piega completamente diversa, l'ho adorato, cioè mi ha fatto veramente ridere tantissimo. Questo barbiere è un po' sfigato perché sta per essere licenziato, la mamma è pazza, insomma
lui è un essere normale che però è spinto alla anormalità. A un certo punto, non si sa come, per una serie di incidenti, diventa un serial killer, ma senza che lui voglia diventare un serial killer. Insomma, già da questo dovrei convincervi a vederlo. Dovete vederlo assolutamente. E io a questo film ho dato 4 stelline. 4 perché non l'ho seguito con attenzione, quindi non me la sentivo di darne 5, però secondo me guardandolo con attenzione se ne può guadagnare anche 5 per il genere. Ultimo film che ho visto è stato un po' una delusione perché adesso vi spiego. Stavo pianificando il mio viaggio per quest'estate, magari farò un video apposito per spiegarvi dove andrò quest'estate. E questo film è L'ultimo regalo. Film acclamatissimo per il genere drama, perché di drama si tratta, però a me è sembrato che i registi abbiano preso gli elementi che contraddistinguono un film drammatico che fa piangere e li abbiano ficcati insieme nel pentolone, gli abbiano dato una mescolata un po' così e poi è venuto fuori questo film. Perché appunto abbiamo il nostro protagonista che è il classico rampollo di ricca famiglia che attraverso un viaggio psicologico e nella povertà e via dicendo riscopre i valori della vita. Piangere. La madre single che deve prendersi cura da sola della figlia che non trova l'amore, poi ovviamente l'amore è il protagonista. Piangere 2. La bambina malata. Piangere 3. Non sto qui a parlarne, oltretutto questa bambina è anche abbastanza irritante come personaggio. Abbiamo all'inizio del film il padre di questo ragazzo che muore, lascia il testamento video e poi la fine di questo testamento fa piangerissimo, ovviamente lo vedi solo alla fine del film. Piangere 4 è fatto apposta per far piangere la gente. A me non piace quando le cose sono costruite in questa maniera. Penso di essere l'unica perché ho visto le recensioni su TV Time e molti invece l'hanno apprezzato tantissimo. Io l'ho trovato noioso, molto molto noioso e non mi veniva neanche da piangere perché appunto sembrava fatto apposta e le cose fatte apposta normalmente non sortiscono l'effetto sperato. Gli ho dato 3 stelline però perché anche questo l'ho visto con disattenzione, non me la sentivo di dargli troppe poche stelline, però penso che oltre le 3 stelline non possa andare nella mia personale classifica. Ed eccoci qua alla fine, come al solito video lunghissimo, ma spero di essere stata esaustiva e di avervi ispirato magari a vedere qualcuno di questi film e di queste serie. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali guarderete, quali avete visto, quali avete apprezzato, quali dovrei vedere e via dicendo. Prediligo la piattaforma Prime ovviamente rispetto ad altre perché è l'unica che ho. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, se pensate possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti condividetelo su tutti i vostri social e se vi piace questo canale e quello che faccio iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo ovviamente domani con il wrap up e il TBR delle mie letture dello scorso mese e del prossimo. Invece ci vediamo con il prossimo wrap up di film e serie TV, l'ultimo del mese di maggio, ovvero il 31. Un bacione e ci vediamo alla prossima!